Sì, oggi è un giorno buio per la nostra comunità perché viene a mancare una persona eccezionale, una persona che ha dato tanto alla comunità, è stato un benefattore importante per tutto e tutti, ma soprattutto era una persona che ci ha illuminato la via con il suo pensiero positivo, con il suo credere sempre in un futuro migliore e lavorare per raggiungere un futuro migliore. La stima, l'affetto, la profonda riconoscenza per quanto ha fatto sempre per la sua comunità. Le parole del sindaco Cristian Andretta si ripetono di bocca in bocca. Era ancora residente a Tombolo, Ennio Doris. Uomo di successo, non aveva mai dimenticato le sue origini. Figlio di un mediatore di bestiame, lo erano tutti a Tombolo. Ogni fine settimana tornava al paese per respirare aria buona. Era un benefattore, aveva sostenuto le spese per la sistemazione della chiesa, dell'asilo, aveva regalato tutti gli strumenti alla banda. Infatti io mi sono permesso di scrivergli ti voglio bene perché vedevo che poteva essere in difficoltà. Lo conosceva bene anche Ivo Antonino Pilotto, ex presidente del Calcio Padova, che con Ennio Doris condivideva la passione per il gioco a carte. Siamo meglio che due fratelli, giocavamo briscoloni in tre da una parte e tre dall'altra, perché era più scientifica un po', no? Non era la solita briscola, era più da pensare, no? Era lui il capo di là, io il capo di qua, sempre contro, ma per ridere era uno spasso, dai. Abbiamo vissuto troppo assieme con Ennio. Lo ricorda anche il titolare del bar centrale, dove Ennio Doris incontrava gli amici. Arrivava e trovava i suoi amici, li radunava e tutti chiedevano di finanza, di sport, perché lui era un amante dello sport, era un conoscitore molto profondo del ciclismo, oltre che di calcio, che qui era una piazza un po' umile, insomma, di gente che si trovava proprio perché. E quando arrivava lui era un po' un personaggio che raccoglieva tutti, perché lui era stimato da tutti, aveva un carisma e un'umiltà e una raffinatezza, una raffinata umiltà. Sabato mattina nella sua residenza si aprirà la camera ardente, tante le persone che gli renderanno l'ultimo omaggio. Bandiere a mezz'asta in municipio dove tutti sono già all'opera per l'ultimo saluto. Nella chiesa di Sant'Andrea alle 14:30 sono attese tantissime persone, forse anche lo stesso Silvio Berlusconi. Per quel giorno il sindaco ha proclamato il lutto cittadino.